La storia di questa avventura nasce su Facebook, quando l'amico Luigi ha creato una pagina per radunare tutti i tifosi della vecchia squadra Sauna FBC. Io sono entrato in contatto con lui e gli ho proposto di far diventare questo sogno una realtà. Alcuni mesi fa, insieme a una cordata di amici, mi occupo di televisione come qualcuno di voi ben sa, abbiamo pensato di prendere il Genoa Cricket and Football Club, che era la squadra per cui io tifo, di proprietà di Enrico Preziosi, che a Saronno conoscete bene. Abbiamo aperto una trattativa che non si è conclusa. Alcune di queste persone che erano con me in questo affare sono state affascinate da questo sogno, da riprendere una squadra da zero e portarla, speriamo, a dei successi concreti. A livello pratico abbiamo seguito tutti i passaggi necessari. Abbiamo creato un comitato spontaneo che si chiama per l'appunto Comitato per la Ricostituzione del Saronno FBC. Lo abbiamo registrato in comune, abbiamo fatto una firma all'interno di questo stadio dove siamo oggi. A livello pratico, appunto, abbiamo registrato lunedì scorso alla cancelleria del protocollo comunale questo comitato. Immediatamente sia io che uno dei miei legali ha preso contatto con l'amministrazione. All'inizio c'è stato un silenzio, non abbiamo ricevuto risposta né telefonica né a livello di mail o a livello postale, fino a quando proprio oggi, avendo mosso alcune persone vicino all'amministrazione comunale, abbiamo ricevuto una telefonata da parte della segretaria del sindaco Porro, che ci ha fissato un appuntamento per questo giovedì alle 14:30. Qualche secondo fa è entrato Silichini, pronto per incontrare il sindaco. C'è qualche novità, c'è qualcosa che ci potete dire in anticipo? A dire la verità, c'avevo un bisogno incombente da fare. Si sta riscaldando, quindi molto probabilmente sta mettendo un po' di gel, cosa che io non posso fare, e poi dopo entreremo anche noi e quando ci vorranno accogliere andremo. Che cosa sperate? Ma speriamo veramente che ci sia una risposta positiva, perché tutti gli altri incontri propedeutici a questo sono stati positivi, quindi insomma ci manca l'ok definitivo solo dal comune per partire subito, quindi speriamo ovviamente che la risposta sia assolutamente positiva. Allora noi adesso rimarremo in attesa e guarderemo quella finestra e aspetteremo la fumata, che speriamo sia bianca e azzurra. E vai, forza Saronno! Guardate i segni e i simboli del glorioso Saronno: la maglia bianco celeste, il gagliardetto dove riporta bene la data 1910, una delle prime squadre ad essere fondate. E ricordiamo anche che FBC Saronno ha battuto l'Inter in tempi lontani, però l'ha battuto. Sono stati fatti anche i nomi delle società su cui stiamo puntando per l'acquisto, perché ci è stato chiesto, e cosa che non dico alla stampa perché non è il caso, finché non definiamo. Ci è stato chiesto appunto le garanzie economiche, e abbiamo detto che non ci sono problemi, ci è stato chiesto di metterlo per l'iscritto. Adesso stiamo già preparando, per non perdere tempo, questo impegno iscritto, dove garantiamo le possibilità di poter portare una squadra tranquillamente in promozione, se non anche in categorie più alte. E ci è stato chiesto inizialmente, sì, noi vi diamo il nome Saronno FBC, però ve lo diamo soltanto in gestione, poi rimane sempre di proprietà comunale. Io ho spiegato che non è possibile lasciare il nome al comune, perché se per caso Saronno poi dovesse diventare in Serie A, ovviamente chi ci mette i soldi dice ok, va bene, li regalo. Gli ho spiegato che materialmente non esiste, sarebbe come se il Milan fosse di proprietà del comune di Milano. Gli ho spiegato che non è una cosa sensata. Poi ci è stato chiesto una fideiussione sulla società. Io anche lì ho rimarcato che una fideiussione si chiede su una società esistente, il Saronno FBC non esiste, quindi materialmente non si può fare. Allora siamo arrivati al punto che io ho materialmente spiegato com'è il procedimento, cioè il comune deve dare
al comitato, che è costituito da 10 giorni ormai, il comitato per la rinascita del salone FBC, deve dare, affidare a questo comitato il nome e il logo con l'incarico di valutare se esiste, se esistono le possibilità economiche affinché nasca la società. Ovviamente il comitato siamo sempre noi, quindi un po' un giochino, però legalmente funziona così. Adesso stiamo preparando questo impegno che noi presentiamo al comune. E l'assessore Cavaterra ha ribadito, ricordiamoci comunque che siamo un comune, che qui comunque si fa politica e ogni azione deve essere valutata a maggioranza. Io ho ricordato che su questi casi qua il comune deve fare, il sindaco ha il potere di fare una delibera sua, una scelta, perché è responsabile, poi ovviamente ne risponde in giunta. Loro hanno preferito comunque discuterne fra la maggioranza, quindi noi adesso stasera il sindaco avrà questo nostro impegno, domani ne discuteranno e decideranno a maggioranza, la maggioranza che regge il comune di Saronno, se darci la possibilità di usare il nome del sono FBC oppure no. Ci è stato chiesto se per caso non ve lo diamo, fate lo stesso una società. E io ho detto che l'interesse non è di fare una società calcistica, l'interesse è quello di far nascere, rinascere il Saronno FBC. E quindi tutto. La corsa contro il tempo si fa sempre più stretta, oggi aspettavamo un ok che di base non c'è stato, rendo atto al sindaco Porro l'impegno con certi tipi di cavilli, vediamo. C'è stato a un certo punto io per essere un pochettino cattivo lo vedo come un tentativo un po' quasi di scaricabarile, perché ci è stato chiesto di incontrare, detto, ma voi avete sentito le altre 4 società di calcio saronnesi come la Robur eccetera eccetera, perché sapevamo che c'era Robur che aveva intenzione di fare anche loro Saronno calcio. A quel punto non abbiamo parlato con i fatti, c'è stata la possibilità di rilevare un titolo sportivo, quello del Cistellium, la Robur non lo ha fatto. Per carità, noi ringraziamo tutte le società che fanno calcio su Saronno, danno da giocare ai ragazzini, sono felici e contenti e noi mi hanno detto, lo ripetiamo, vogliamo collaborare con tutte le società di calcio che sono a Saronno. Noi abbiamo detto facciamo questo incontro, però rimarcato, lo facciamo per pura conoscenza, non è che se stasera, visto che dobbiamo vederci con quelli della Robur e con le altre società, ci dicono no, ci state antipatici, no, noi non collaboriamo, non si fa, perché gli ho detto, per essere proprio schietti, loro non contano niente, conta il sindaco. Io voglio sapere se voi, indipendentemente da quello che diranno loro, ci dite di sì. E allora ci è stato chiesto appunto di far valutare alla maggioranza il documento di impegni che noi gli presentiamo. Ci hanno chiesto di farglielo avere anche domani, io ho preferito mandare dentro Giuseppe Anselmo che sta scrivendo questo impegno, adesso io lo firmerò e ritorno immediatamente al sindaco, così domani hanno tutto il tempo per poter dire sì o di no. Volevo che fosse chiaro che se arriva un no, non arriva un no perché magari una delle società dice no, ci state antipatici. Il no o il sì è unicamente responsabilità dell'amministrazione. Domani valuteranno e domani noi avremo la risposta. Se è sì, lunedì nasce il Salone FBC. Grazie.